Amici sportivi, benvenuti a Extreme People, undicesimo anno, e con me naturalmente abbiamo qua Corrado Codebò. Buonasera a tutti i telespettatori. Che ha delle bombe riguardanti l'hockey sul ghiaccio. Sì, beh, abbiamo. Ma poi soprattutto mi ha portato un ospite di tutto riguardo, quindi finalmente, come dice la sigla, oggi parleremo anche di golf. Assolutamente, è stato va bene. Una sorpresa poter avere questa persona qui con noi, ma la introdurremo tra qualche istante. Abbiamo oggi sul piatto abbiamo il basket femminile, abbiamo pallavolo femminile con la partita gli highlights della partita di Albese Messina, e poi parleremo anche di golf e parleremo quindi soprattutto di hockey su ghiaccio. Quindi, se la regia è pronta, possiamo partire con la sigla di Giù il disco. Eccoci qui con il logo, con lo scudetto IHL, e Associazione Italiana Hockey su Ghiaccio. Siamo qui per parlare di ben due giornate, perché c'è stato il giovedì il turno infrasettimanale e poi sabato e domenica si sono svolti invece, si è svolta un'altra giornata. Quindi il campionato sta andando sempre più velocemente. Ci sono state, per i tifosi del Como, ci sono state notizie belle. Gioie e dolori, come al solito. È una sofferenza quella di essere tifoso del Como. Come si essere tifosi del Genoa nel calcio, no? Ecco, è sempre così. Ecco, quindi gioie e dolori. E poi invece parleremo invece di Varese che ha osservato un turno di riposo nel turno infrasettimanale, mentre invece ha vinto i rigori. Sì, gli ha consentito di accorciare le distanze sul Caldaro, quindi comunque Caldaro rimane saldamente in testa alla classifica, però si è fatto sotto il Varese e a pari punti adesso c'è Pergine, anche in giustificazione del fatto che dalla prima puntata io dico fate attenzione a Pergine è una squadra che ci darà delle soddisfazioni. Ecco, onestamente è andata a vincere a Como con un punteggio tennistico, ma poi lo vedremo. Però insomma, certamente il campionato è sempre più aperto. Bene, io quindi comincerei leggendo i risultati dell'ultima giornata, diciamo che il turno presettimanale lo saltiamo. Certo. Quindi abbiamo i risultati: Bressanone Valpellice 8-4, Varese Caldaro 6-5 dopo i rigori, Dubbiaco Alleghe 2-5, Val di Fiemme Appiano 1-5, Como Pergine 1-6. Questo è stato il famoso risultato tennistico di cui abbiamo parlato. Andiamo a vedere come è cambiata la classifica dopo 17 giornate, tenendo conto che le squadre con l'asterisco hanno una partita in meno. Caldaro sempre in vetta con 43 punti, Varese Pergine 35, Appiano 30, Alleghe 27, Feltre 26, Como 18, Val di Fiemme 18, Bressanone 13, Valpellice 7, Dubbiaco 3. C'è sempre questo alternarsi in classifica tra Alleghe e Feltre. Ogni volta che leggiamo la classifica, queste due squadre si alternano al comando. È positivo, cioè, perché Alleghe lo scorso anno non fece un campionato brillante, aveva solo giovani. Adesso con la nuova stagione si è riproposta con degli stranieri molto più agguerriti e sta facendo un ottimo campionato. Feltre, come si è detto, il rookie dell'anno,
appena venuta fuori dalla Division 1 della Serie C, e quindi questo fa bene a questo campionato che oramai direi che sarà quella poi la giust, diciamo il quesito che sarà per il Master Round, chi tra Alleghe e Feltre passerà, perché le altre quattro oramai sono abbastanza consolidate. Caldaro è oramai padrone del campionato, Varese lì, però comunque sono diverse lunghezze, Pergine è attaccata, Appiano è comunque squadra quadrata, e quindi ha fatto, diciamo, sono queste quattro sono abbastanza certe di finire al quindi, Master Round. Direi, prima di vedere le immagini del partitone di cartello di sabato sera, io direi invece di fare un passo indietro e andare al turno infrasettimanale, perché abbiamo gli highlight del Pergine. Questi sono i light solo musicali. Sì. Ecco. E qui abbiamo visto il Feltre andare a vincere a Pergine. L'ultimo gol, per chi non è appassionato di hockey, lo spieghiamo, non è che a Pergine sono tutti impazziti e non hanno schierato il portiere. Tendenzialmente, quando ti manca un gol a 30-40 secondi dalla fine, siccome i giocatori in pista devono essere 6, tendenzialmente un portiere e 5 di movimento, si può decidere di tenere il portiere in panchina e schierare un giocatore in movimento in più. Questo generalmente viene fatto quando si è nel terzo di attacco, si ha un ingaggio, quindi si ha il tempo e si ha quell'uomo in più per cercare di controllare il disco e fare e quindi cercare di pareggiare in questi casi. Tendenzialmente però, se tutto non va come l'allenatore ha previsto e la squadra avversaria ha la possibilità di prendere il disco, tendenzialmente fare gol non è difficile. E quello è proprio nell'hockey, esiste, lo troverete poi nelle statistiche, viene segnato come gol EN, cioè empty net, cioè si avverte che in quel momento il portiere era fuori, non perché appunto le squadre siano impazzite, ma sono degli schemi che gli allenatori fanno per cercare di recuperare all'ultimo. E comunque non si può tirare da porta a porta, bisogna passare la linea. Se c'è il portiere, assolutamente non puoi, è liberazione vietata. Nel caso invece dell'empty net, si tende a fare quello. Infatti tu sentirai qualsiasi allenatore, prima generalmente prima di questa decisione c'è sempre un time out, e l'allenatore della squadra che schiera comunque il portiere avvisa tutti i suoi giocatori di non andare a cercare il gol, perché tutti con la scusa di cercare il gol poi fanno delle stupidate e la squadra avversaria può recuperare il disco. Quindi si tenta il tiro, ma non è così che si vincono le partite, si vincono prima. Bene, allora, visto che parliamo di partite vinte e partite perse, allora parliamo del turno seguente, quindi parliamo del Varese che ha vinto ai rigori. Ha vinto ai shootout in casa, Varese che per l'ennesima volta ha bisogno di arrivare ai tempi supplementari e poi ai rigori, quindi
di nuovo conferma che in IHL le squadre si stanno parcellizzando, stanno dando tutti filo da torcere anche alle prime in classifica. Per Varese era importante comunque dare un segnale su Caldaro, quindi di cercare di scalzarla dalla posizione più alta. Ricordiamo che per il momento il Caldaro è stato battuto solo dal Como, anche lì ai rigori, però come sempre Como, genio e sregolatezza, riesce da una parte a mettere in difficoltà la prima della classe e poi prende sei reti a testa al secondo tempo, perché il primo tempo erano solo 0-0. Tornando invece sulla sfida della 5 Arena, è stata una partita bellissima, tirata, molto bella, come solo Varese e Caldaro riescono veramente a interpretare questa cosa, per cui sicuramente sappiamo che le rivedremo sia in Coppa Italia sicuramente che in finale di campionato ai playoff, e qui per questa volta il Varese è riuscito ai rigori con questo nuovo acquisto Pietro Niro, che bene o male sta segnando un gol a partita e sta togliendo le castagne dal fuoco a Varese abbastanza di frequente, è riuscita a passare Caldaro. Bene, direi quindi di andare a vedere gli highlight della partita di Varese-Caldaro. Oltretutto ringraziamo come al solito Varese Sport per la realizzazione di queste immagini. Sono con audio internazionale, ve lo diciamo, potrebbe esserci qualche parolaccia che scappa da qualche tifoso, non c'è un commento giornalistico, sono solamente immagini con audio internazionale. Andiamo a vedere questa bellissima partita di cartello con anche i rigori finali. Assolutamente.
6-5 il risultato finale nella bolgia dell'AS5 Arena di Varese. Come quindi, ormai ci ha abituato lo stadio di Varese per questo anno. Tra l'altro ricordiamo che noi saremo presenti per le finali di Coppa Italia, che anche quest'anno si svolgeranno proprio lì nel mese di gennaio. Sì, 21-22. Quindi, cosa succede? Siamo in conclusione di Giù il Disco. Abbiamo una bomba. Adesso dopo il turno infrasettimanale, la prossima settimana, cioè sabato e domenica, poi ci sarà un turno infrasettimanale dove ci sarà il famoso derby dell'Insubria Como-Varese. È probabile che avremo ospite qui da noi il presidente del Como, Massimo Tacci, perché come sempre le istituzioni comanche stanno brillando e stanno facendo di tutto per evitare che la partita si svolga a Como. A Como. Quindi ne parleremo poi più avanti, perché so che Massimo sta parlando con tutte le istituzioni, con la prefettura, con la questura, col comune, addirittura di nuovo con l'associazione e con la società che gestisce l'impianto, perché sembra che non si riesca ad avere la massima capienza, quindi si debba stare con 90 posti per i tifosi del Como e 9 per il Varese, che per una cosa di questo genere, vedendo come riempie Varese lo stadio, pensare che solo 9 varesotti vengano o possano venire a Como a vedere la partita è un po' un'utopia. Ecco. Quindi a questo punto la mia domanda è questa: se non si dovesse giocare a Como, dove diavolo si giocherà questo derby?
E beh, e qua lasciamo in suspense, perché tutto può capitare. Tutto. Può esserci Milano, no. Beh, Milano sarebbe, no, non, sarebbe interessante a questo punto andare a giocare ad Aosta, proprio perché a questo punto c'è... O Chiavenna. O Chiavenna, sì, tra l'altro c'è stata una piccola cosa in Division 1 questa settimana, dove appunto Chiavenna doveva andare ad Aosta contro gli Ares Sport, hanno avuto un problema al pullman e era ospite Ghe Pequeno. A quel punto, anziché la partita, hanno fatto un concerto sul ghiaccio di Ghe Pequeno e 1200 persone ad Aosta hanno apprezzato il concerto, hanno pagato per vedere la partita di hockey e in realtà hanno visto un concerto. Questo succede anche certo. Nell'hockey ghiaccio Italia. Sì, mi ricorda una volta dove c'era un concerto, 30 anni fa, doveva esserci un concerto di Bobby Solo, anzi no, era un concerto di Little Tony, Little Tony non ha potuto esserci e il presentatore ha detto: signori, ormai voi siete qua, al posto di Little Tony ci sarà Bobby Solo. E uno dice: non mi aspettavo una cosa del genere, però... Trieste batte Tivoli. Invece lì, invece della partita di hockey, c'è stato il concerto di Pequeno. Va bene. Quindi eccoci qui allora a chiudere questa parentesi dedicata all'hockey su ghiaccio con... E le partite che si svolgeranno il prossimo turno, avremo tutte le partite di sabato, cominceremo alle 18 con Bressanone Feltre, alle ore 18.45 Pergine Varese. Contro il cartello sarà l'incontro, sì, clou della giornata. Il clou della giornata è Pergine Varese, the match of the day. The match of the day. Poi abbiamo sempre sabato 19.30 a Piano Como, e qui è una bella gita in pullman. È una bella gita in pullman, e con Appiano che è messo come è messo, speriamo che Como faccia una magia in quel di Appiano. Arriviamo poi con la capolista Caldaro, che alle ore 19.30 sfiderà il Val di Fiemme, e poi alle ore 20 Dubbiaco contro Valpelli. Contro dei bassi fondi della classifica, lotta per la retrocessione. Tra l'altro due squadre che stranamente occupano quella posizione. Già sulla carta a inizio stagione sembrava che potessero fare molto meglio. Vediamo nell'arco del... Va bene, Corrado, tu resta qui perché a questo punto scopriremo cosa c'è del golfismo in te. Quindi... molto poco. Molto poco. Quindi resta qui, noi intanto invece mandiamo la sigla di Giù il Disco e ritorniamo in studio per il basket. Bene, parliamo di basket, parliamo di Foxes Giussano e della partita che si è svolta proprio sabato, si è svolta al Pala Banco Desio, nell'arena del Pala Banco Desio, questo match è fantastico, purtroppo le ragazze del Foxes Giussano hanno dovuto soccombere al Mantova, però andiamo a vedere come sono andate le cose nel girone A della Serie A2. E San Giovanni Valdarno, Costa Masnaga 78-69, Empoli Carugate 72-51, Basket Roma Moncalieri 51-48, Dertona Stella Rossa Roma 82-48, Giussano contro Mantova 60-63, Torino Broni 57-86, Spezzina Selargius 55-65. Andiamo subito a vedere la classifica. San Giovanni Valdarno sempre al comando con 16 punti, seguono Costa Masnaga, Broni, Dertona con 14, Selargius ed Empoli 12, Spezzina e Giussano 10, San Giorgio Mantovano, Mantova 6 punti, Stella Azzurra Roma, Torino, Basket Roma 4, Moncalieri e Carugate 2. Quindi è stata una partita molto particolare, all'inizio ci sono stati parecchi errori da parte di entrambe le squadre, si dice sempre che questo palazzetto, il Pala Banco Desio, è talmente grande che se non sei abituato a giocare lì, non riesci mai a trovare la piastrella per il tiro da tre, perché è talmente spazioso, mentre invece nelle palestre più piccole le giocatrici
del Giussano hanno tutti i loro punti di riferimento. Quindi è un po' come se giocassero tutte e due le squadre fuori casa, in fondo in fondo. Infatti andiamo a vedere come sono andate le cose al Pala Banco Desio tra appunto Foxes Giussano e Mantova. Quindi siamo pronti per partire con questa sfida, ripeto, molto equilibrata, perché la squadra di Mantova è una squadra esperta e darà sicuramente del filo da torcere alle Foxes di Giussano. Quintetto modificato da parte di Corno, con il lancio di Martina Crippa da ala piccola, praticamente a scambiarsi le posizioni di ala con Niedwiecka. Pronti, partenza, si gioca. Si parte quindi con Fietta che recupera il pallone ed organizza il primo attacco per quanto riguarda le biancorosse mantovane. Orazzo esce dai blocchi, Bottazzi, non Cremona, era in quintetto, che spara subito da 3, al 20% da 2 e il 35% da 3, lei che è sì una tiratrice pura, quindi bisogna stare attento. Intanto altra palla persa da Giussano, che è iniziato veramente distratta questa partita, 3 perse in fila, altra transizione con Gatti che chiude, Llorente, ancora Llorente che prende dal post medio, Bottazzi ancora dalla linea da 3 punti e infila un'altra tripla, l'avevo detto, una tiratrice. Bisogna stare molto ma molto attenti, anche perché poi è di striscia, quindi una volta che prende ritmo è difficile da fermare. 9-0, mi aspettavo un time out di coach Corno, che invece fa continuare a giocare, probabilmente vuole mettere in ritmo le sue giocatrici. Manzotti da 3, è sbagliato, vedremo l'impatto che avrà la giovane del settore prodotto del vivaio di Oro Rosa. Tanto va a marcare Elena Fietta, compito non proprio facilissimo visto che Fietta è dotata di 2 gambe mica da ridere. Intanto 1 contro 1, forse c'era fallo, altro rimbalzo d'attacco per Dell'Olio, la palla però non ha toccato il ferro, quindi mancano solo 5 secondi alla fine dell'azione, non se ne accorge, adesso Novati che spara da 3, sbaglia Bonadeo come al solito, i suoi salti e rimbalzo aiutano tantissimo le Foxes, ma tiro dell'Ave Maria che non viene infilato da parte di Silvia Bonadeo. Si va quindi al primo riposo, a segno anche il secondo, 2 su 2 per l'ala pivot ex Sanga Milano. Intanto sul campo la numero 7 Nvankuchu, forse faremo meglio chiamarla Vanessa visto la difficoltà della pronuncia del cognome. Intanto tripla da parte di Bonadeo, è sempre lei a tentare di sbloccare l'attacco di Giussano. Non conto più gli errori, saranno veramente, Niedwiecka sarà 0 su 8, 0 su 9 a memoria. Bonadeo da 3 e invece lei la mano ce la calda e segna una tripla che potrebbe essere molto ma molto importante quando mancano un minuto da giocare per l'intervallo lungo. Ricucce un po' lo strappo, Giussano deve rimanere attaccata con le unghie e con i denti a questa partita e non andare all'intervallo ricucendo, andando con uno scarto il più basso possibile. Bottazzi dalla media, tabellata ad alto coefficiente di difficoltà, qua taglio di Manzotti, questa volta non fa come nel primo tempo e il canestro facile lo manda a bersaglio, meno 6 Giussano. Abbiamo comunque una partita, il rischio di una Mantova che avrebbe potuto ucciderla nel terzo quarto c'era. Qua Fietta si mangia 1 contro 1, e quando troppi errori da parte di Giussano, a buon gioco Mantova. Adesso Fietta abbassa i ritmi, mancano poco più di 2 minuti e lo striscione del traguardo per le biancorosse mantovane si va sempre più vicino. Ma lotta Bonadeo come una leonessa contro Llorente, recupera la palla, Niedwiecka in contropiede, questo è fallo antisportivo, c'è anche il canestro. Però la partita non è ancora finita, 5 secondi alla termine di questa azione, Fietta palleggia lo stretto tiro con Gatti che esce, forte rimbalzo di Niedwiecka, Bonadeo, ancora qualche speranza per Giussano, bisogna però mettere punti, Niedwiecka non si arrischia, qua doveva prendere la tripla Claudia, la prende Manzotti e segna! Giulia Manzotti, meno 1, 20 secondi dalla fine e qua c'è il fallo, incredibile finale, Fietta deve fare fallo per forza perché
deve fare fallo per forza le Foxes, nessuna se ne avvede, il tanto tempo sta scorrendo e Micia Gatti dall'alto della sua esperienza, 7 secondi e 6 alla fine, manda in lunetta Mario D'Orazzo per i due tiri liberi che non sono decisivi nemmeno se segnati entrambi, anche se Giussano non ha più time out, quindi poi avrà pochissimo tempo per tentare di trovare il canestro del pareggio. Intanto segna il primo, scocca il secondo, segna anche il secondo, meno 3, ultimi 7 secondi, ci vuole una tripla e Mantova potrà far fallo, se la prende Manzotti la tripla, ma opportunamente fa fallo con meno di un secondo dal termine. La situazione per Giussano diventa disperata, qua Manzotti avrebbe dovuto uscire e sparare, perché è ovvio che una volta che se metti la palla per terra l'avversario ti fa fallo, non sono ancora in bonus, quindi rimessa per Giussano, si può solo sperare in un catch and shoot da parte di qualcuna, niente, c'è il fallo addirittura da parte di Petronio, ma sulla sirena, ci saranno quindi neanche tiri liberi perché Mantova non ha ancora esaurito il bonus, quindi credo che la partita termini qui con una rimessa con qualche decimo forse, però con qualche decimo, due decimi, tre decimi, vedo ora sul cronometro, non sarebbero sufficienti per prendere e tirare tre decimi, quindi ci può solo essere un tocco canestro, quindi vedo soltanto un tap-in col fallo, l'unica situazione, a meno che non ci sia un tocco da dietro la linea da tre punti, cosa che la vedo difficilissima. Gancio da parte di Manzotti, sbaglia e quindi la partita finisce con la vittoria di Mantova, seppur col fiatone, ma il gruzzolo, il vantaggio accumulato nel terzo quarto è bastato alle giocatrici di Purrone per interrompere la propria striscia negativa. E questa era appunto, erano gli highlight della partita tra Foxes Giussano e Mantova. A questo punto la prossima giornata, il prossimo weekend vedremo come andrà invece la partita fuori casa. E a questo punto io direi che è venuto il momento finalmente di parlare di golf. Nella mia sigla iniziale di solito c'è, tra le varie argomenti, abbiamo il golf. E quest'anno non abbiamo ancora parlato, quindi è venuto il momento. Corrado mi ha portato un ospite di tutto riguardo, un maestro della pinetina. Lascio a te la presentazione del nostro ospite. Beh, grazie, innanzitutto ringrazio Michele Sabatino che è il maestro della pinetina, membro della PGA. È per me un piacere averlo ospite qua con noi perché è uno dei più bravi maestri che sono in giro attualmente, questo perché, e poi lui ce lo spiegherà meglio, non si nasce golfisti si può solo diventare, e per diventarlo bisogna andare a lezione da un maestro che poi bene o male ti seguirà sempre durante tutta la tua carriera golfistica, e chiaramente questo impone di trovare nel maestro un rapporto di grande fiducia, perché il movimento è particolare, il famoso swing, ma ce ne parlerà poi Michele, e quindi uno deve un po' cambiare quelle che sono le sue abitudini muscolari, e solo se riponi la massima fiducia in chi ti sta insegnando puoi pensare di fare il risultato. Ecco, Michele, da quanti anni sei un maestro della pinetina? Della pinetina sono da 40 anni. Solo anni. 40 anni? Sì. Quindi, da poco. Hai visto sembra ieri, i pini della pinetina, esatto, li hai visti, esatto, crescere. Esatto. E quante lezioni puoi aver dato nella tua vita? Migliaia. Cioè la tua giornata persone. Tipo alla pinetina, come si svolge? Varia ovviamente da giorno a giorno, giorni che si danno più lezioni, soprattutto il sabato e la domenica, altri giorni più, diciamo, più tranquilli, dove riesco anche a dedicare del tempo per allenarmi o giocare con amici. Ecco, Corrado, quanto sei di handicap? 15. Però ecco, qui c'è i numeri dell'otto. Qui però vedi, già tocchiamo un punto importante, perché è la prima cosa che impari.
è che, ed è questa una delle cose belle del golf, è che tu non giochi contro il tuo avversario. Il tuo avversario è il campo. Esatto. Diciamo il vero avversario sei te stesso. Perché giochi contro te stesso. E una delle cose che mi sono sempre domandato, io nella mia vita ho giocato una volta sola a golf e ho trovato delle attinenze col tennis, nel senso che tutti dicono il golf è bello, rilassante, sei lì nel verde, cammini, respiri l'aria buona, però c'è questa cosa che quando sei lì proprio vicino alla buca, 2 metri di distanza, colpisci la pallina arriva sul bordo della buca e poi esce. Vorresti prendere la mazza e spaccarla come si fa col tennis, quando magari uno tira delle bordate da fondo campo, poi va sotto rete, deve solo toccarla e la pallina va sulla rete e vorresti anche lì spaccare la racchetta. Quindi io sicuramente è uno sport meraviglioso. È la parte più complicata del gioco, cioè dove subentra l'emozione, cioè tiri molto corti e si sbagliano con molta facilità, mentre magari i giocatori riescono a raggiungere delle distanze di 300 metri. Ecco, questo è un caso, ad esempio, che abbiamo visto di questa pallina che è entrata fresca fresca di Lawrence. Sì, è una all in one, lui all ha in fatto one, sì. Un tiro e con l'unico tiro è riuscito a imbucare. Direi un'occasione più unica che rara, esatto. Tra l'altro. Ecco, a livello, c'è una buona dose di fortuna. A livello globale, come movimento, il movimento del golf è un movimento in crescita o un movimento stazionario? Com'è? Quanti iscritti ci sono? Diciamo non ne abbiamo tantissimi, però sono abbastanza in crescita, soprattutto dopo l'ultimo evento della Ryder Cup. Che hanno avuto tanti telespettatori seguiti un po' avvicinati in tutto il mondo. Sì, tanta gente viene anche solo per provare. Ecco, è sempre stato un ottimo richiamo, considerato, diciamo, anche un po' uno sport da ricchi il golf. Capito bene se per la quota di iscrizione al club. Ma è la portata un po' di tutti. Poi ci sono varie soluzioni, soprattutto per i giovani. Giovani come pensionati. Giovani pensionati, cioè, che hanno delle che hanno, quota associativa, ovviamente anche più tempo da dedicare. Più tempo da dedicare e hanno delle facilitazioni anche nelle quote, esatto. Cioè, sono sicuro che tu, Corrado, hai delle facilitazioni, perché tu da genovese non posso pensare. Guarda, qui invece la serietà... È quello che lo sfrutta meno. esatto. La serietà della pilettina è tale che io sono circa 5 anni che chiedo agevolazioni addirittura proprio quando entro in segreteria mi dicono già di no, scuotono già la testa, quindi non hai chance. Posso invece e qui spezzare una lancia sull'aspetto materiale. La mia sacca, che è una sacca di media qualità, di medio livello, è tutta composta di ferri e legni usati, per cui si può benissimo avere delle esatto, mazze, un'attrezzatura di un certo livello senza spendere tanti soldi e poi un'attrezzatura dura degli anni, a meno che appunto tieni presente che mentre nel tennis se spacchi la racchetta un po' è tollerato, il golf ha delle regole molto restrittive e quello non puoi spaccare la mazza delle multe per i professionisti, delle multe. Quindi la Ryder Cup, come un po' tutti gli sport di successo, ha rilanciato il mondo del golf. Sì, quello come che tanti nostri professionisti, da appunto Molinari, il primo ovviamente è stato Costantino Rocca, come adesso abbiamo un bel gruppo sul tour, diciamo, mondiale. E quindi sì, ci sono... Damarasero, Paratore, adesso mi sfugge qualche nome, comunque ne abbiamo almeno un 10 che competono a livello internazionale. Sì. Quindi una persona come me, che vuole avvicinarsi al mondo del golf, quanto deve investire in attrezzatura presso a poco? Ma inizialmente non c'è subito da investire, abbiamo
delle mazziche per provare tutto, poi uno fa una serie di lezioni e poi decide, come diceva appunto il Corrado, si può iniziare tranquillamente con delle attrezzature usate che sono a buon livello, anche perché ci sono ovviamente tanti che magari cambiano attrezzature, non dico ogni anno, ma di conseguenza ci sono delle buone, ecco, delle buone offerte. Avuto, nella mia esperienza al Golf Club Le Robinie, ci tengo sempre a pensare al Golf Club Le Robinie, finché si è trattato di giocare sul putt me la sono cavata, ma quando c'è stato il cambio ai tiri, quelli seri, quindi siamo passati al legno, quindi al swing, ecco lì sono cominciati i dolori, perché nonostante avessi un maestro che mi spiegava, non sono andato oltre i 50 metri, 60 metri, via, due tiri, tre tiri. Prima ho fatto una buca di 5 centimetri, poi ho detto no, capito, ho fatto il primo tiro 50 metri, il secondo 60, poi ho detto basta, cioè basta. Già... È un gioco che richiede ovviamente molta pazienza. E tecnica. Che ci vuole tempo per, come diceva appunto Corrado, per assimilare il movimento. Poi come tutte le cose c'è chi è più, un po' più portato, ma è soprattutto una questione di pazienza. Se poi ti prende ovviamente... Ecco, la Pinetina organizzate anche per avvicinare i giovani dei corsi? Sì, noi facciamo, anzi abbiamo un bel vivaio, un bel club dei giovani, e da ragazzini di 6 anni fino a 18, 20 anni, cioè abbiamo un bel gruppo che inizia mediamente ad aprile e finisce diciamo a ottobre, fine ottobre. Poi la Pinetina, immagino che chissà quanti campioni dello sport extra golf verranno a giocare, immagino, essendoci anche la Pinetina lì. Tanti giocatori dell'Inter nel passato si sono passati, ovviamente hanno poco tempo perché allenandosi, quando vengono su soprattutto per allenarsi il calcio, perché certo, ovviamente certo. Per giocare, come sai benissimo, a 9 buche ci vogliono almeno un paio d'ore e mezza. Un po' di riscaldamento prima, perciò richiede tempo e pazienza. Questo è il punto che bisogna focalizzare. Chiaramente tu hai avuto un'esperienza, ma prima di accedere al campo, e quindi se anche il colpo non viene bene, per non creare frustrazioni, c'è proprio il campo pratica, cioè si esercita lì e in quel momento la figura del maestro diviene fondamentale in campo pratica, perché ti corregge dei movimenti che certamente certo. Tu hai difficoltà ad assimilare. E poi, non meno importante, la presenza del maestro sul campo, proprio per giocare assieme. È chiaro che lui farà dei colpi migliori rispetto ai tuoi, ma ha la possibilità di vedere anche davanti al campo, perché comunque il campo un po' ti intimorisce, agli alberi, ai bunker, cioè hai tutta una serie di difficoltà che in campo pratica non hai. Non dimentichiamoci, e questo proprio perché, come diceva Winston Churchill, il golf è un motivo per rovinare una bella passeggiata dei boschi. Non è che uno arriva, prende un ferro e va direttamente in campo. Ha necessità in campo pratica, poi sarà il maestro che darà il permesso per andare in campo, quindi vedrà se è in grado di uscire da tutte le difficoltà che il campo poi ti verrà a creare. E non ultimo, bisogna fare un esame sulle regole, perché le regole del golf, che ricordiamo è un acronimo, golf è una sigla che sta per Gentlemen's Only, Ladies Forbidden, quindi sarebbe un gioco inglese, visto che adesso va molto di moda al patriarcato. Ecco, pensate che il golf nasce escludendo le donne. Tenete presente che il golf nasce in Scozia, in questo golf club che è il Castello di St. Andrews, dove mi risulta ancora oggi in clubhouse le donne non... No, adesso ho cambiato un po' le hanno cose. Cambiato un po' le regole. Poi sai, una volta in Scozia effettivamente per le condizioni climatiche è complicato per gli uomini, possiamo immaginare per una donna, perciò era... Se c'era anche una motivazione. Motivo anche, infatti ho visto e ricordo benissimo nel clubhouse
un sacco di donne mentre gli uomini stavano giocando. Questo, esatto. Sì, sì, c'è, sì, c'è, sì. Questo bar, sì, diciamo che comunque oggi anche il movimento femminile, sì, sì, però sono rimasto sorpreso perché queste vedove che stavano bevendo chi il tè, la cioccolata, tutti gli uomini dove sono? Tutti nel campo a giocare. Quindi io vorrei tanto venire a filmare Corrado, magari sì, durante una gara, però durante una gara. Sì, facciamo una gara. Allora, quelle sono occasioni rarissime. Rarissime. È come quando escono le caretta caretta. Ci sarà, ci sarà il campionato sociale. Sì, beh, certo, ci mancherebbe, ci mancherebbe. No, scherzi a parte, a noi piacerebbe venire con le nostre telecamere e fare delle riprese dei vostri eventi. Sarà un piacere portarvi in campo, a parte vedere il posto che è unico come piacerebbe tantissimo come fare delle riprese, poter mostrare, magari anche intervistare qualche campione del vostro club e mostrare ai nostri telespettatori, certo, appunto, soprattutto Corrado. Corrado che non... quel giorno lui mi darò malato. No, non preoccuparti che poi Photoshop fa tanti, fa miracoli. La pallina che tu hai sbagliato magicamente entra, quindi ti faremo fare bella figura. Diciamo che col fatto della mia stabilità, le gare col vento sono dove riesco a meglio esprimermi, perché mantengo la posizione, Sei più stabile, sono molto più stabile rispetto alla media dei giocatori attuali. Va bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata sul golf. Io direi rivediamoci in primavera, quando magari in occasione di un evento ne avremo con le nostre telecamere, faremo faremo un bel servizio, riproverà anche lei ovviamente, sì, perché le telecamere... Secondo tentativo. Esatto. Secondo tentativo. Ma andrà meglio, perché non sembra, ma è il maestro che... Sì, faccio molto il mio secondo tentativo col maestro e vediamo un po' se riesco a battere Corrado. So che ce sarà difficile. Sarà difficile. No, ci vuole un po' di tempo. Ma io mi accontenterei di fare il suo caddy. Anche quello interessante, si impara molto facendo si impara caddy, molto sì, facendo, anzi la maggior parte dei campioni, solo che essendo lui genovese non dà la mancia ricordi che la mancia è una regione della Spagna, sì, quindi, sì, esatto, quindi io ti porto la borsa tutto il tempo, ma poi alla fine ho già capito. Va bene, quindi grazie, è stata una bella parentesi, un piacere grazie avervi ospiti. E io direi che a questo punto possiamo andare avanti con il prossimo argomento, che è il volley. Quindi vediamo se la regia è pronta, abbiamo gli highlight dell'incontro di campionato Albese-Messina, terminato con il risultato di 0-3. Quindi vediamo un po' se la regia è pronta. Parte con il servizio di Albese, allora, e con Daniela Curice. Chi gara è? L'hai già detto più o meno, credo. Sì, ho già detto che sono due squadre in cerca di punti. Messina per consolidare la sua situazione playoff, invece Albese, anche come ha riportato Cecilia Nicolini, la palleggiatrice in settimana, crede nella rincorsa ai playoff e quindi ha assolutamente bisogno di punti. Beh, due squadre... Perché Albese è reduce da due sconfitte. Primo attacco out di Payne, la giocatrice americana. Allora attenzione, c'è il primo set ball per Messina qui a Casnate. Messina che ha dimostrato davvero solidità assoluta. Fiori, poi Nicolini, poi l'attacco di Bulajic, money out. Sembra che Bulajic, con rispetto a Zatkovic che ha avuto un inizio difficile, adesso ha inquadrato un po' le altezze e i tempi e ha tirato veramente un altro bellissimo Ha annullato il primo set ball la formazione di coach Mauro Chiappafreddo, ma ce ne sono ancora altri. Ora va a servizio Denisa Meli. Maggi Pinto non bene. Brava Meli. Ancora Maggi Pinto dalla parte opposta a Longobardi, poi Nicolini, poi Bulajic che attacca, chiede le mani, l'arbitro dice di no e allora Messina vince il primo set. Zanotto e Patasce confermate, quindi fuori le due straniere praticamente, si parte con Messina al servizio. Nicolini attacca subito per Carlotta Zanotto, Maggi Pinto, bella Galletti, Payne, muro di Albese,
ancora l'attacco di Longobardi, ma c'è il muro. Fa punto in attacco e fa male a Muro. Bravissima, ha triplicato il muro. E giustamente Nicolini la deve servire, secondo me. Inizia a scendere di Zanotto, poi attacca Messina con Modestino. L'alzata di Maggi Pinto per Payne. Brava Patasce. E ancora l'attacco di Longobardi, Messina però è lì prontissima a colpire, ora con Payne recupera Zanotto, Fiori che alza per Longobardi, il muro su Longobardi, ancora Meli, ma Messina risponde con Jolie e poi ancora Payne, scambio molto bello tra le due formazioni, l'invasione di Payne. Di Payne si rammarica l'americana. Martina Veneriano, il capitano di Albese, ci prova lei, 22-24, eccola, Veneriano al salto, Maggi Pinto, Galletti che alza per Payne, con tranquillità, money out sull'attacco di Payne, lucidità, ha trovato il money out e manda Messina sul 22-25, finisce il secondo set. Telecronista che mi aiuta tantissimo, siamo un aiuto reciproco, diciamo così, siamo una bella squadra, esatto. Anche noi, muro di Albese con Meli, parte così il terzo set. Senti Veronica, adesso mai più per Albese, per cercare, esatto, di riaprire questa partita. Hai detto giustissimo. È dura. Messina. Allora, com'è la formazione intanto? Zanotto, allora, e Patasce ancora confermate? Sì, confermata la formazione del secondo set. E Messina invece ha ritrovato nel secondo set. Bello l'attacco, intanto in diagonale, fortissima di Kelsey Payne. Lancio, nasce come quindi, libero. Al servizio. Il recupero e l'attacco auto di Meli. Meli che questa volta ha sbagliato nel momento forse più importante, però ci sta, ha tirato, ci sta. 23 Messina, 22 Tecno Team Albese. C'è Ciancio al servizio, il coach Bonafede dice testa, mi raccomando. Zanotto in ricezione, Longobardi, muro, bravissima, out sull'attacco, ha tirato di... tantissime mani out. Marica Longobardi, cambio di rientro, dicevo Ciancio, secondo me non tanto per la battuta ma messa dentro per le difese, non è stata necessaria, infatti si dispera anche un po' lei perché Longobardi non l'ha permesso, veramente brava Longobardi a trovare un mani out. 23 pari Veronica, 23 sì. Pari, che set pazzesco. Serve Denise Meli, è il terzo qui a Casnate. Meli a servizio. Brava Soli. Meli. Battista. Sì. Il muro di Albese. Questa volta è un grande muro di Nicolini e di Veneriano. Non so chi l'ha presa, secondo me è Veneriano l'ha presa. Super concentrata la capitana di Albese, fa fatica perché diciamo i centimetri e le qualità fisiche delle bande sono tantissime. 24 Albese, set ball per la Tecno Team, servizio di Meli, palla Payne che ci pensa lei. Payne l'avrei alzata anche io, set ball. Come dicevi prima, è facile per un alzatore avere tante bocche di però, uscita. Insomma, no, con una giocatrice così è facile fare l'alzatrice, allora, secondo me. Ti credo in fiducia. 24 pari. Non devi neanche pensare tanto che scelte tecniche. Al terzo set, qui a Casnate, Messina ha pareggiato. Nicolini. Invasione. E c'è un'invasione di Cecilia Nicolini. Sì, sì, sì. Tranquillizza Longobardi, tranquillizza. Brava Cecilia anche in questo caso a calmare. E attenzione, adesso il set ball e match ball per Messina. Il match ball per Messina con il servizio di Galletti. Messina al set ball dopo aver annullato il set ball di Albese e anche il match ball per Messina. Galletti. Il muro di Messina e vince Messina per 3-0. Peccato per Albese, due parole per Messina che è veramente è arrivata in questa partita determinata. Niente da dire, facciamo i complimenti all'Accademia di Messina. Sì, peccato per Albese perché poteva portare e concludere in maniera diversa questo set, non solo la partita ma questo set sicuramente. E finisce 3-0, un po' di rammarico per Albese, sì. Ma tanta qualità per Messina e complimenti alle ragazze.
È stata una partita molto combattuta, una partita che è terminata nonostante il risultato 0-3, però è stata veramente una bella partita e naturalmente vi invitiamo a continuare a seguire la squadra dell'Albese in tutte le partite casalinghe e non che si giocano appunto del campionato di Serie A2. Una informazione che vi dobbiamo dare prima di chiudere la trasmissione, che la partita di basket tra Giussano e Mantova Agricoltura, la partita di cui abbiamo visto gli highlight durante questa puntata di Extreme People, andrà in onda martedì sera alle ore 22:30, quindi domani sera se state guardando la diretta, e invece stasera se state guardando la replica del martedì pomeriggio alle ore 13. Quindi, detto questo, io posso congedarmi da voi, vi ringrazio di aver visto questa puntata di Extreme People. Abbiamo parlato di hockey su ghiaccio, abbiamo parlato di un argomento nuovo con un maestro della pinettina, abbiamo parlato di golf, abbiamo visto tante immagini di hockey su ghiaccio, di basket femminile e anche di volley femminile. Ci rivediamo qui tra 7 giorni, mi raccomando non mancate perché avremo ancora tanti argomenti di cui discutere prima di Natale, tanti ospiti, tanti personaggi. Quindi da Ricky Mezzero un grossissimo ciao, ringrazio la regia, ringrazio i cameraman e naturalmente ci rivediamo qui tra 7 giorni. A tutti un grossissimo ciao. I'm not going to be able to do that.